Me che dire, si va in vacanza. Che ore sono? Perché non si trovava posto? La nostra camera, piccola, carina, non male. Il quadro è storto, mi urta. Ciao. Cosa c'è in bagno di carino? C'è una rana. È la cosa più bella che abbia mai visto. È il tappo del rubinetto. Ma è fantastico. Andiamo, ce lo rubiamo, lo portiamo a casa. Ok, lasciamolo con la sua famiglia. Si pettina i capelli per entrare in mare. Adesso ci sarà da litigare. L'oscurità avvolgeva questo luogo. C'è una luce in fondo al tunnel. Raggiungela. Sì, raggiungiamola. Sembra la scena finale di Ghost. Il primo bagno con i capelli corti. Ah, che brava! Ce l'ho fatta, sì. Nella nostra prima vacanza da soli. Ah. E la prima giornata di mare è andata bene, no? Allora, io non sono uno che schifa molto il cibo, sono anche bravo a cucinare, metto un sacco di roba, mangio abbastanza, diciamo, mangio quasi tutte le verdure. C'è solo un grande arcinemico nella mia vita. Tan 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 tan. Le melanzane. Le melanzane, oddio! Sembro io quando mangio il pesce. La Notte Rosa. Ammetto che quando abbiamo deciso di venire qua non sapevamo che ci sarebbe stata la Notte Rosa oggi. È stato un fortuito caso. Ora proviamo ad andare a prendere un traghetto che ci farà vedere i fuochi alle 11. Mal che vada, se bisogna prenotare, andiamo in spiaggia che c'è il DJ set gratuito. Guarda i cavallini, amo. Oh mio Dio, ci sono le bancarelle! Scusa, è stato più forte io. Oh mio Dio, c'è una sala giacche! Amo, c'è un panda! Con un cuoricino! Io voglio il lama, ti prego, vincimi il lama! C'è proprio un sottile livello che ci separa dal mare. Chi fa storie per Instagram? Inception! Ti stai divertendo? No, volevo fare una foto! Ti stai divertendo? Parecchio! Vai, salta! 15 euro per stare sulla motonave che potete vedere esattamente lì. Se lei fosse giusto un pelo più bassa potremmo scambiarla per una bambina e far pagare 5 euro di meno. Però è in vacanza pure l'ape, guardala, che carina. Siamo partiti. Mi sto riportando in crociera di nuovo. Ciao. Robe del genere sono i motivi per cui mi piace andare in crociera. Ma che bello stare in nave, no? Però siamo già dove c'è la ruota panoramica. Siamo di nuovo sulla terraferma e siamo al porto, hai visto? Ti ho portato anche qui. Guarda le barche a vela. Ci sono gli acquascontri, amo. Saliamoci. Voglio salire. C'è scritto no entri. Punto, pago. Io voglio scontrarmi con te negli acquascontri. Ma tutti qua hanno il monopattino. Buonanotte Rosa. Anche a te. A te non esce l'acqua dal naso. Ed è così che si conclude la prima notte. Coi piedi distrutti e la nevetta che se ne va tra poco. Buonanotte. Buonanotte. Ciao. Ehi, ma dov'è la mia bottiglia di vino? Voglio mangiarmi tutto. Perché c'è un folletto sopra un hamburger? Ma che bello il nostro ombrellone, eh? E la sabbia è quella sabbiosa non fatta di salsi. Non importa quanti anni hai o fingi d'avere, giocare con la sabbia va bene a tutte le età. Le problematiche di chi va in spiaggia con le ciabatte. Avere la sabbia sotto i piedi. Ok. Adesso ti metto le mani zuppe nella videocamera. Ecco il momento che quando sei in vacanza tutti aspettano. Andare in giro per i mercatini a comprare cazzate. C'è un negozio a tutto €1. Sì, ma di là, verso di là. Lo voglio. Noi siamo andando di qua. Voglio comprare tutto il negozio. Lo so che ormai l'era è digitale e di fisico esiste poco e nulla e anche le modifiche. Quante possibilità ci sono che trovo qualcuno che vende CD falsi della PS2? Voglio un costume nuovo, amo. Quale scelgo? Questo. Come scoprire se la custodia acquatica funziona? Voglio provare a registrare un gabbiano da vicino. Niente, è volato via alla fine. Ciao. Non so se sto riprendendo perché non vedo assolutamente nulla. Non è appena finito di mangiare. Sei stanca? Vuoi dormire? Non vuoi andare alle bancarelle tutta €1 e compri cazzate? Questo è il tuo negozio, quello di ieri, tutto a €1. Gli spazzolini con il nome. C'è la Deborah con l'H? No. Questa qua è bella, però qua c'è Primo. Voglio giocare a Primo. A me piace questa con i teschi. Ma a me piace questa, ma oi. Ma guarda come ti guarda in cazzone. Esatto, pensa quando lanci la palla al nemico così. Tac. Ma ci sono i dinosauri che si incullano a vicenda. Esatto. Sì. Stanno facendo un mega orgione. Poi c'è Star Dragon 5. I primi euro di questa serata furono spesi per comprare un Forza 4 in miniatura, miniaturissima. Buono il biscotto. Avessi saputo che sta roba mi avrebbe dato soddisfazione, ne avrei comprati di più. Una povera pizza innocente, uccisa. Un cane che sorride, che carino. Ti sta chiedendo di adottarlo. Credo siano tedeschi. Aspettativa, realtà. I mercatini della domenica, sei contenta? Dove si comprano le cazzate anche a Bergamo, così uguali, identiche. Bello quel vestito. Quale? Oh, che bellino. Compratelo. Troppo in alto per me. No, perché sei bassa. Ciao, quanto sei vecchio? Sei baffone. Ciao. Ceratina leggera con le verdure, amo. Io voglio la pizza qui. Non so tu, ma io la voglio provare. Siccome nella nostra offerta c'è anche il vino a gratis, perché la signora giustamente è stata molto gentile. A gratis, quella. Io mi sto sfondando di vino per far passare queste serate molto più in allegria. Che poi tanto la bacio, va anche a lei il vino, quindi. Perché sì, lei non lo beve. A me non piace il vino. Vieni, guarda. Ora sei ubriaca. Allora, probabilmente censurerò, ma per €3 c'erano due riviste doujinshi a €3, di cui una, questa qua che non state vedendo, è di Naruto. Allora amo, siamo appena stati in un negozio tutto a €1 e lì c'è un cane fluffoso, guarda che carino. Che carino. Con la lingua di fuori così. Oh. Mi sono appena distratto, scusi. Siamo appena stati in un negozio tutto a €1. Che cazzo hai comprato? Siamo lontani dalla nostra, 20 spiagge, però siamo a un rave party per bambini con i fumogeni. Aia, ho la fronte scottata, mi sono scottata la fronte. Pensala così però almeno, hai la fronte piccola, se avessi avuto la fronte gigante sarebbe stato un problema. Mi sono scottata anche i piedini in realtà. So che non si vede molto, ma la luna è rossa. Ci sono anch'io! Non mi riprendi mai! In realtà questa non è l'ultima sera, è la penultima. Eppure sembra che siamo qua da, boh, da 26 anni. Sì, perché ci stiamo un sacco rilassando. Cioè io personalmente mi sto rilassando un sacco. Io sto dormendo il pomeriggio, quando mi hai visto dormire esatto, il pomeriggio, amo. Anche me viene da dormire un po' sulla No, ma amo, in 5 anni che siamo assieme non ti ho mai visto dormire di pomeriggio. Perché io non dormo di pomeriggio, perché non dormo la notte. Stiamo lasciando la nostra amatissima camera di 12 metri quadri per trasferirci in un'altra camera di un altro hotel, sempre di proprietà di questo hotel. Ti piace la nostra nuova camera? È più luminosa, più bella, larga e soprattutto c'è la vista a mare veramente questa volta. L'ultimo Giorgio? Sì. Sei felice? No. Che andiamo a casa? Non sei felice? No, no, non voglio stare qui. Comprati una casa. Guarda amo, c'è un hotel abbandonato, potremmo comprarlo. Che questo è in vendita. Ci stanno chiedendo di comprarli praticamente. Compriamo un hotel, dai. Beh, saremo proprio davanti al mare con questo, eh. Ho sparato fuori troppa crema e quindi sono pieno ora. Ma io non ne ho bisogno, so i pigmenti terroni. Tu no, tu c'hai i pigmenti di una mozzarella di bufala. Tata! Oggi è l'ultimo giorno d'acqua, quindi ci si butta subito. Vieni, corri! Sei lenta, buttati! Hai schizzato le ragazze! Scusa! È calda, che bello! Eh beh, sono le 4 del pomeriggio, vedi tu. Perché sono finora fredda. Cosa dici tu in questi casi? Quali casi dei tanti? Non bisogna mai buttarsi giù. Amo, al volo. No, è ancora intera? Ah certo, è io. Certo, sei viva. Ogni tanto me lo spalla. Ma tu sei un po' in me. Vedi il bello che te l'ho lanciata di là, tu sei spostata verso di lei. A quanto pare ci sono le noci di mare, che io non avevo neanche idea di cosa fossero. Sembrano delle piccole meduse ma non pizzicano. La sua espressione. Ma non ti fanno nulla, poverine. Ma loro ti vogliono bene. Ma perché tutte le fortune tue? Io non ne sto trovando neanche una sui piedi. L'ho trovata prima una in mano. Mi sto facendo portare in giro dal mio calesse. Più veloce. Mi ha toccato un'altra. Eccola, l'ho trovata. Ah, eccoli. Vieni qua, piccolina. Eccola qua. Dai, accarezza. Amo, non ti fa nulla. Dai. È come una gelatina sciolta. Dai, accarezzala. Non ti fa nulla. È come una caramella sciolta al sole. Ma cos'è? È una piccola. È viva. Ah, certo che è viva. Appena torna in acqua si rimette a muoversi. Ciao. Tieni. Visto, non ti fa nulla. Ti vuole bene. E comunque il nostro ombrellone era uno di quelli lì gialli e verdi, che si chiama Bagni Carlino. Wow. Ciao, ti aspettavo. Siccome stava passando la tipa accanto, volevo girare la telecamera verso di lei e seguirla. Però poi vabbè, tu hai fatto la scena più romantica. Vai, sei libero. Ciao Johnny. È scappato via in un istante. Ti è piaciuta la nostra vacanza? Sì, non facevano male di te. La nostra ultima cena in questo luogo. Dopo è probabile che ci prendiamo anche una pizza, però non perché non sia buono, ma perché facciamo schifo. Alla vostra che avete visto tutto il video della vacanza. Ho finito un'intera bottiglia di vino e sono abbastanza sicuro che non mi ricorderò di aver fatto questo video. Siamo ai mercatini. Ciao! Gli ultimi mercatini, tra l'altro, che non sapevamo neanche ci fossero. Comunque Pietro si è scolato le bottiglie solo perché erano gratis. Chiamami scemo. Io sono ancora in fase brillino, però lei ha comprato 12 kg di libri e mi fa male la mano. Addio mare. Stiamo per andare a casa, grazie per essere stati con noi.